Ci troviamo in via Luca Signorelli, alle nostre spalle il chiosco 34, un nuovo locale che sta per aprire, eppure nonostante ancora non abbia aperto ufficialmente i battenti, si sono già scatenate le polemiche. È sorto un comitato che ha chiesto delucidazioni, ha scatenato un po' di polemiche, temendo che ci sia una nuova movida, fra virgolette, selvaggia. Siamo in compagnia di Marco Grotti, conosciutissimo come un imprenditore aretino. Allora Marco, cosa sta succedendo? È un chiosco gourmet, dove naturalmente si fanno anche cocktail, che è la nostra specialità. È una bruschetteria, prepara dei panini un po' particolari, a differenza, e hanno capito che molto probabilmente io uguale chiasso, questo è vero, perché io mi ricordo che insomma tutte le volte ho sempre avuto problemi con la musica, ma non perché così, i limiti forse delle volte sono bassi, ma in questo caso non ci sono né cover né band né DJ. Quindi ha fatto il processo di intenzioni. Se me lo chiedevano, era meglio. Polemiche prima che un locale apra. Solo Arezzo, sì, mi ricordo, dunque è successo qualcosa del genere, che fecero le firme quando in tutto il mondo apre McDonald's, Arezzo non lo volevano. Anche all'epoca fecero le firme per non far aprire McDonald's. Sono fatto famoso. Dopo McDonald's vengo io. No, dispiace perché magari ci fosse rumba, divertimento, vorrebbe dire che la guerra sarebbe finita, che l'epidemia è passata, dovrebbero festeggiare che la gente va a divertirsi, perché vuol dire che tornerà più volentieri al lavoro il lunedì mattina. Non hanno capito che è fondamentale per, ma anche per i meno giovani, avere degli appagamenti nella vita, che sono anche dovuti allo sfruscio, a esibirsi un po' con un bicchiere in mano, non c'è niente di male. Queste cose costano un pochino. Bene, così ritornano più volentieri a lavorare. Che senso ha lavorare solo per pagare l'affitto? Noi per la precisione abbiamo preso contatti anche con questo comitato, li abbiamo invitati a esprimersi su questo argomento e hanno declinato l'invito, quindi avete sentito solamente la versione di Marco Grotti.